Cari amici, sono Emiliano Babilonia. Gli esperimenti delle SS di Roma, coordinatori dei reparti operativi speciali satellitari che operano attraverso le postazioni in geoscanner che ci vedono dentro casa e utilizzano e sperimentano le armi ad energia diretta immesse sui satelliti attraverso la mappatura neurale effettuata dall'elettroencefalografo satellitare che punta nel nostro cervello le frequenze delle manipolazioni. Durante la notte gli esperimenti sono stati devastanti, mi vedevano dentro casa con un scanner a scansione sintetica in telecamera a mappatura olografica in tre dimensioni, il quale effettuavano anche attraverso una telecamera termica satellitare la scansione d'analisi in termografia diretta. Immettevano frasi, allucinazioni visive, presenze e mi facevano credere che dentro la stanza c'erano dei fantasmi, che dentro la stanza c'erano degli alieni, che dentro la stanza c'erano delle presenze extra. Queste sono in tecnologie a interazione neurale delle ingegnerie neurali clandestine. Le SS, gli sperimentatori di Roma, ufficiali medici che operano sotto il diretto controllo del direttore generale degli esterni, operavano per la manipolazione indotta attraverso la sperimentazione del satellite dell'MK Ultra Italia, che deve creare una lobotomia neurale attraverso le frequenze del dolore sparate all'interno dei nervi ottici e all'interno della pineale, il cordone cerebrale che collega il cervello alla spina dorsale o ai centri nervosi spinali. Durante la notte le sperimentazioni e i collaudi che servono poi per pilotare le persone attraverso il controllo dell'MK Ultra effettuato dal sistema Avatar, che porta le persone a fare dei reati gravi, tipo a far suscitare le forze dell'ordine, tipo a far sgozzare i figli dai propri genitori, tipo a fare genocidi, infanticidi e tanto altro, o costringere persone innocenti a uscire per strada con mannaie, picconi, pistole, coltelli e tanto altro, e costringere per il periodo di Natale e Capodanno 20 milioni di manciuriani tossicodipendenti che verranno collegati con il sistema del controllo cerebrale a distanza con le frequenze clonate della tossicodipendenza di eroina e verranno messi su 20 milioni di persone, cavie umane inconsapevoli, che faranno guadagnare miliardi di euro a società ed organizzazioni criminali, terroristiche, statali o parastatali, che operano attraverso il sistema del controllo mentale e dello spionaggio di tutti i reparti operativi delle forze dell'ordine e forze armate italiane, per la depistazione totale di questi crimini, per la depistazione totale di questi collaudi sulle cave umane, su bambini e su animali, che vengono svolti nel territorio nazionale italiano. Ringraziamo i servizi segreti degli esterni
che questa notte mi hanno pilotato con i satelliti spia e che mi vedevano dentro casa con le telecamere termiche direttamente dal satellite e con lo scanner GPS in frequenza sintetica che vede come la risonanza magnetica dentro casa e il mio corpo.